Siamo giunti alla conclusione di questa era giurassica, seconda trilogia del franchise di Jurassic Park, iniziata con Jurassic World di Colin Trevorrow del 2015. Non faccio neanche la sigla oggi, non faccio... Ho detto che non la faccio la sigla! E la sigla decide per sé. Bentornati e benvenuti qui su Ciak si parla, io sono Teo. Allora, parliamo di Jurassic World Dominion, il dominio di che cosa non lo sappiamo ancora. Dovete sapere che io sono un grandissimo fan di Jurassic Park, del primo Jurassic Park, una pellicola che nonostante abbia i suoi difetti ha cambiato le regole del gioco. Nel 93 è riuscita a fare qualcosa che difficilmente fino a quel momento era stato possibile fare, a generare una così grande psicosi a livello di attenzione verso i dinosauri, una meraviglia che è una delle grandi qualità di questa arte. Lo stupore, la meraviglia, l'incredulità dei ragazzini e anche degli adulti che nel 93 si sono trovati sul grande schermo quella magnificenza che Spielberg aveva portato. Un film che comunque rimane un cult assoluto, pur appunto non esente da difetti, che mi porto nel cuore da sempre, che mi ha tanto ammaliato da ragazzino quanto terrorizzato. Penso che la prima trilogia, forse il mondo perduto un po' meno, ma il primo e il terzo film penso di averli visti boh, 30-40 volte ciascuno. E quindi sono veramente film che io adoro e che mi ricordano qualcosa della mia infanzia. Il reboot, questo riprendere il franchise nel 2015 con Jurassic World, mi aveva gasato tantissimo all'idea, ovviamente, quindi tanto era l'aspettativa, tanto forte è stata la batosta. Per me già il primo Jurassic World del 2015 era stato un film fallimentare. Un tentativo di fare un remake, una sorta di remake che però non fosse un remake ma fosse una storia in continuità del primo Jurassic Park, senza la stessa magia, senza le stesse idee, senza lo stesso anche spessore del cast, insomma, un film che mi aveva parecchio deluso. Sono andato comunque poi a vedere il secondo capitolo di questa seconda trilogia, Jurassic World Fallen Kingdom, Il Regno Distrutto, e quello per me è stato il punto più basso in assoluto, un film assolutamente sconclusionato che buttava in campo delle idee folli e assolutamente senza senso, come la clonazione umana, come mi giustifichi il fatto che stai continuando a cercare di clonare dinosauri quando hai clonato una persona, poi ibridi su ibridi, questi raptor ormai che potrebbero vincere il Nobel, che tolgono le coperte alle bambine, cioè veramente c'erano delle scene deliranti in quel film. La Maisie sul finale, che noncurante di tutto, loro sono come me, schiaccia il bottone liberando tutti i dinosauri nel mondo, in tutto il mondo, no, lì, ma sono in tutto il mondo, e che quindi ha gettato poi le basi per questa chiusura, questo terzo capitolo, Jurassic World Dominion. Le premesse quali erano? Le premesse erano anche interessanti, ovvero i dinosauri sono ormai liberi, sono nel nostro mondo, si sono ambientati, adattati e noi dobbiamo conviverci. Questa è la base per un film pseudo-catastrofico dove il tema principale è la convivenza tra esseri umani e dinosauri, cosa impensabile nelle nostre teste, in teste di persone che vivono in un mondo dove i dinosauri sono estinti da 65 milioni di anni, quindi capite che mi aspettavo qualcosa del genere. E invece mi sono trovato di fronte ad una pellicola che ci dà, non farò spoiler in questa prima parte, come al solito, ci dà una prima intro con una sorta di riassunto giornalistico della situazione del mondo in cui ci sono i dinosauri in libertà, figo, ok, cosa che poi viene completamente dimenticata e abbandonata, per concentrarsi poi su un plot che non andrò a svelare al momento, ma che è il solito plot alla Jurassic Park post idea iniziale, ovvero il plot dove c'è una grande società di genetica che fa cose che non dovrebbe fare, in cui i nostri personaggi si vengono a infilare per sistemare delle questioni più umane che altro, più di giochi di potere, eccetera, aziendali, che non
problematiche più massive, come sti cazzo di dinosauri che sono tra noi. Questa cosa viene quasi dimenticata, viene presa all'inizio, viene presa sul finale per chiudere con le belle paroline e fine lì. Qual è poi il problema di questo film? Il problema di questo film è che, lo sappiamo, non è uno spoiler, va a recuperare i grandi attori, i grandi personaggi del primo film, quindi fa l'operazione nostalgia barra fanservice, va a riprendere l'Alan Grant di Sam Neill, la dottoressa Sattler di Laura Dern e il teorico del caos Ian Malcolm, interpretato da Jeff Goldblum. Va a riprenderli. E come sono questi personaggi, queste icone in questo nuovo film? Piatti, sono personaggi piatti, sono goffi, si muovono in dialoghi sconclusionati, non hanno mordente, non riescono a ridare quel pathos incredibile di quella Alan Grant che terrorizzava il ragazzino bullo spiegandogli come i raptor uccidevano le loro prede. Ci sono veramente delle caratteristiche di questi personaggi nel primo film. Lo stesso Malcolm, no? Il personaggio sopra le righe, bello e dannato, sconclusionato nei ragionamenti, ma che in realtà è sempre on point. Tutti questi caratteri dei personaggi vengono abbandonati. Sono personaggi stanchi che ogni tanto fanno le macchiette di loro stessi, ma che non hanno nessun mordente. Se poi li affianchiamo ai personaggi già piatti di Owen e Claire, interpretati appunto da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, sono un purpurì di personaggi che non bucano lo schermo, che non ti trasmettono niente, a cui non ti affezioni, e in tutto ciò ricoprono grandissima parte del film con dei dialoghi veramente che non stanno né in cielo né in terra. E intramezzato a questo, ah sì, ci sono anche i dinosauri, perché comunque 2 ore e 40 di film dura un'eternità. I dinosauri ci sono, come sono? I soliti dinosauri in CGI, a volte belli, a volte molto meno belli, a volte contestualizzati bene con lo sfondo, a volte meno, e che però ricoprono un ruolo ormai dal primo Jurassic World, ma questa cosa si è enfatizzata molto col secondo, secondo me, ricoprono un ruolo di boss di livello. Quello che a me ha dato più fastidio di questo film è che le sequenze, i vari blocchi a compartimenti stagni che compongono il film, le sezioni, che è comunque sempre diviso in tre atti, però all'interno di questi tre atti ci sono delle divisioni, sembrano essere dei livelli di un videogioco. Ovvero ci sono i nostri protagonisti X che arrivano in un dungeon dove c'è il mostro di turno, che è la tot specie di dinosauro che rappresenta la minaccia. Superata quella sequenza, scampata la pelle ovviamente, perché anche il livello di comunque death count, comunque di violenza dinosauri umani in questo film, è molto inferiore rispetto ad altri della saga, anche perché ci sono solo i protagonisti, quasi non ci sono comprimari. E quindi si passa poi al successivo, alla sezione successiva, dove c'è una nuova minaccia, un nuovo dinosauro e via così. Diventa una giostra, diventa un carrozzone che, per carità, ha delle scene d'azione non male. Ci sono due scene in particolare che mi hanno convinto, quella che si vede già nel trailer dell'inseguimento a Malta con i raptor e le moto, è comunque trash, è tamarra ma è diretta bene. E poi c'è un'inquadratura particolare che andrò a dirvi nella parte spoiler, che mi è particolarmente piaciuta. Tolto questo, io ho trovato comunque questo film a livello di intrattenimento migliore del secondo, che secondo me è veramente il disastro. Però veramente siamo lì, cioè se prendiamo tutti e tre i film non fanno l'unghia di un T-Rex del primo. Cioè, e non per voler essere boomer o voler essere nostalgico a tutti i costi, voler dire ah ma una volta i film erano meglio, no, perché il primo Jurassic Park si basava su un'idea interessante, su una sceneggiatura semplice ma efficace, delle grandi scene dirette con grande maestria da un grande regista e un pathos, una meraviglia, dei personaggi belli, tutto quanto funzionava per le pretese che poteva avere un film del genere, un grande blockbuster che poi inventava a livello estetico e tecnologico. Questo non inventa nulla, anzi abbiamo tutti i mezzi del mondo e sembra quasi che andiamo in regressione da quel punto di vista, quindi non ci siamo. E poi tutta la questione della critica
ambientale, tutta la questione della coesistenza di specie che non dovrebbero coesistere, un tema fighissimo che poteva essere strasviluppato, non esiste in questo film. È il solito spy movie, perché veramente sembra di vedere un incrocio tra 007, Indiana Jones, Star Wars. Ne parleremo nella parte spoiler, perché il nostro buon Trevorrow, che era stato cacciato dalla regia dell'ultimo episodio di Star Wars, ha deciso di mettere la sua parte alla Star Wars anche in questo film, che non ci azzecca un cazzo però con quello che dovrebbe essere un film di Jurassic Park. Quindi è una accozzaglia di film d'avventura, film di spionaggio, Star Wars, eccetera, eccetera, dove i dinosauri sono nemici barra contorno. E non si lega niente, non si lega niente bene. Ci sono tante scene d'azione, tanta roba dentro, quindi alla fine arrivi in fondo senza essere annoiato, almeno a me non ha almeno annoiato, a differenza del secondo. E poi hanno anche messo una pezza, lo dirò nella parte spoiler, a una delle più grosse puttanate di scrittura di tutto il franchise, che è presente nel secondo film. Ho apprezzato almeno il tentativo e il fatto che si siano resi conto di aver scritto una grossa cavolata e aver voluto mettere una pezza a sta cosa qui, perché veramente non aveva nessun senso. Quindi, film che va un attimino a rimediare ad alcuni errori del secondo, e però ne butta tanti altri dentro di errori. Cioè, ci sono veramente sequenze sconclusionate, dialoghi che non hanno senso, dinosauri usati come attrazione di Gardaland e come mostro da sconfiggere e basta. Il solito rapporto che ha Owen con i Raptor che ci siamo dovuti accollare dal primo film, prima cosa che mi aveva fatto storcere il naso. La differenza è che qui, oltre al fatto che lui aveva questo rapporto con quegli specifici Raptor di cui poi è rimasta solamente Blue, adesso lui questa cavolo di imposizione delle mani alla Sant'Antonio la usa contro tutti, la usa contro i Carnotauri, i Gigantosauri, contro qualsiasi super predatore che ti dovrebbe sbudellare in 12 nanosecondi. Lui impone ste mani, gli dice di guardarlo in faccia e sto dinosauro si frizza. Quindi vabbè, ormai super poteri per il nostro Owen, che anche lì ha una certa anche basta. E quindi siamo di fronte a una pellicola che è fallimentare come lo è stata per me tutta la trilogia. Quelli che hanno gridato al peggior blockbuster di sempre, non lo so, io non mi sento di dire che sia tanto migliore del secondo, ma secondo me un po' lo è. Probabilmente il primo resta quello che funziona meglio della trilogia, ma è un film brutto anche il primo. Siamo ben lontani da tutto. Le cose che rendevano e hanno reso il primo Jurassic Park un grande cult. Siamo allo sfruttamento totale di un franchise, al massimo del fanservice, con tentativi disperati di recuperare anche vecchie glorie del passato per risollevare qualcosa che già è stato affossato in partenza, e quindi non ci siamo per me su tutta la linea. Peccato. Mi sono comunque divertito a vedere alcune sequenze con i dinosauri. Non è un film. Sono uscito dalla sala dicendo: ho buttato via del tempo, perché comunque c'è di peggio, nel senso è un film che ti tiene comunque lì, con delle scene d'azione divertenti, però se lo guardi un pochino con l'occhio un po' più critico e soprattutto con l'occhio di un fan del primo film che lo ha nel cuore fin da ragazzino, lì ti viene da incazzarti. Io sono andato con delle aspettative talmente basse questa volta, dopo i primi due, ma veramente forse il film che sono andato a vedere con le aspettative più basse di sempre, almeno degli ultimi anni, e questo mi ha un pochino protetto, tutelato. Perché se solo avessi avuto un briciolo di speranza in più, sarei uscito veramente sconfitto e sconfortato. Sono andato con l'idea di vedere una cagata, ho visto una cagata, che però è una cagata che rientra in questo mondo che a me piace vedere, quindi me la sono anche buttata giusta pillola. Però non aspettatevi un gran film, non aspettatevi un crescendo rispetto agli altri, anche perché secondo me già col secondo appunto c'è stata un'inflessione totale, e non aspettatevi assolutamente una degna conclusione di qualcosa che ormai era rotto da tempo. Quindi mi dispiace se vi aspettavate una redenzione, secondo me non l'avrete. Se invece andate con l'idea di vedere un film cazzone con i dinosauri che qualche sorriso ve lo strappa, se veramente togliete
la vostra vena critica per 2 ore e 40 dalla vostra testa, allora quello potrebbe anche darsi. Bene, direi che con la parte spoiler possiamo chiudere qui. Andiamo nello specifico. Se non avete ancora visto il film, andatelo comunque a vedere per farvi la vostra idea e poi venite qui sotto nei commenti e ne riparliamo. Vi ringrazio innanzitutto fin qui. Se invece avete visto il film e volete sapere più nello specifico cosa ne penso di alcune scelte, ne parliamo tra. Ok, andiamo un attimo nel dettaglio. Le due scene che mi sono piaciute, a livello almeno di messa in scena, sono quella dell'inseguimento a Malta, con i Raptor, anche se nella stessa scena c'è un'altra delle cose che mi ha fatto incazzare, che mi fa incazzare da sempre in questi film, ovvero bella la scena, bella tensiva, bella action, movimentata, bel ritmo e tutto, ma sta cosa che i Raptor, o in quel caso erano gli atroci Raptor comandati a laser, che è un'altra cosa che vabbè, ci accogliamo, fa ridere, ma va bene. Sti Raptor stanno a culo alle moto, che vanno scannate a 150 all'ora, non so quanto possa andare. Quindi sti Raptor stanno a filo moto. Però la nostra Claire riesce a scappare da un atroci Raptor per 20 minuti correndo, e questo non la becca mai. Sta roba del super plot armor che hanno questi personaggi, dove i dinosauri si comportano in una maniera completamente diversa se stanno puntando un personaggio secondario che è lì apposta per essere trucidato o un protagonista, è una roba che veramente mi dà fastidio. Però la scena di per sé è figa. Poi l'altra inquadratura, scena che mi ha colpito, l'unico vero guizzo registico, che non è niente di incredibile, ma almeno ho detto, oh, bella sta scena, è quando la nostra Claire scappa da quel dinosauro che io, che sono tra l'altro anche abbastanza skillato sui dinosauri, non ricordo che esista, magari me lo sono perso io, quello con tipo il Wolverine, con gli spuntoni, gli artiglioni, che alla fine fa team con il T-Rex, che la sta braccando, lei si tuffa in acqua, c'è questa inquadratura lunga, bella, una scena bella lenta, dove il dinosauro prende il frame come cornice, lei al centro striscia, man mano va sempre più nell'acqua, il dinosauro arriva sempre riempiendo il frame, e quando poi lei si immerge, c'è la camera che scende, la linea dell'acqua crea una spaccatura a metà dell'inquadratura, e c'è lei sotto che trattiene il fiato e il dinosauro che a livello dell'acqua annusa, sbuffa e fa le onde. Quell'inquadratura a livello proprio di composizione di come l'ha messa in scena mi è piaciuta. Per il resto hanno toppato, cioè hanno messo una toppa alla grande cazzata della clonazione umana che avevano buttato lì nel secondo film e mi aveva veramente fatto esplodere il cervello. Questa cosa che tu hai la clonazione umana in saccoccia e ti vai ancora a sbattere per clonare dinosauri da usare in guerra è una delle più grosse puttanate dell'universo. E qui con questo film, con la dichiarazione del fatto che Charlotte Lockwood aveva praticamente, si era auto messa incinta geneticamente e aveva creato la propria figlia, quindi Maisie, alterandole il genoma per non farle avere la malattia che aveva lei, è un'altra cagata, nel senso, ma è una cagata molto più accettabile del fatto che questi avessero effettivamente clonato da zero un essere umano e boh, se ne sono dimenticati, cioè almeno questa cosa qui l'hanno fissata. Poi per il resto, il discorso che il film si porta avanti tra la Biosyn, che è la solita InGen, che è la solita azienda corporazione che fa i bordelli con la genetica, i nostri devono rimediare, ha un po' rotto le palle. Poi il villain, lo Steve Jobs dei poveri, con i tic, che io spero sia un problema di doppiaggio italiano, ma quando fa quei versi che gli partono in 5 minuti, veramente tutta la sala rideva, c'è cioè una roba terrificante. Un villain che non ha nessun senso, non è un villain, non ha il carisma di essere il capo imprenditore stronzo di una roba del genere. Tra l'altro, poi, vedendo un post del buon Michele Innocenti, mi ha fatto notare una cosa che non mi ricordavo, ovvero che è lo stesso personaggio, interpretato però da un altro attore per problemi, tra l'altro, di violenza su minori che ha avuto l'attore originale, che nel primo film commissionava al personaggio,
adesso non mi ricordo il nome, personaggio in carne che poi viene ucciso dai dilofosauri, di rubare gli embrioni, gli dava quindi la bomboletta che poi c'è la citazione, è lo stesso personaggio che poi quindi ha fatto carriera in questo mondo di speculazione genetica. Quindi carina la citazione che lui muoia con i dilofosauri e la bomboletta, un po' per riprendere appunto la scena del primo film. Citazione stupida anche di Ian Malcolm che si allaccia alla camicia, insomma, tante piccole citazioni però inutili, dialoghi inutili e tutto quanto è buttato veramente lì. Hanno proprio perso il focus, c'è anche la mini battuta inclusiva della pilota che dice mi piacciono le rosse per far capire che sta pilotessa è lesbica quando non ci interessa perché non sappiamo niente di questo personaggio se non che aiuta i nostri a caso ed è una che pilota gli aerei. Punto, non ce ne frega niente di sapere con chi va a letto e invece ce lo devono dire a tutti i costi perché siamo nel 2022 e funziona così. Ok. Owen veramente piattissimo che impone le mani su tutti, la nostra Claire che fa la solita spaventata ma intrepida, ma spaventata ma intrepida e una serie di sequenze con dinosauri e action buttate a caso per poi arrivare a riprendere sul finale. Il concetto di coesistenza delle specie, che era l'unico punto figo che avevi e che potevi sviluppare e non hai fatto, riprenderlo sul finale con quella sequenza anche bella, devo dire, cioè come sequenza mi è piaciuta, in cui si vedono i vari dinosauri, nei vari ambienti, nei vari ecosistemi, convivere con le specie, quindi vediamo i triceratopi che camminano con gli elefanti nella savana, vediamo il mosasauro in acqua con le balene, eccetera, eccetera, però tutto quello che c'è nel mezzo di queste due sequenze me lo hai completamente mandato in vacca per fare un film la cui storia non fregava niente a nessuno per l'ennesima volta. E quindi per me questo film è un no. Come è un no tutta la grande trilogia. Se li dovessi mettere in ordine, metterei a sto punto il primo film, questo film e il secondo film, che per me rimane ancora peggio, ma quelli sono anche gusti. Poi forse lo dovrei rivedere, ma mi ricordo che a sensazione il secondo mi aveva fatto incazzare molto di più di questo terzo, ma non è assolutamente ciò che avrei voluto come chiusura di un franchise che già era quasi irrecuperabile. Forse irrecuperabile, con un miracolo si sarebbe potuto recuperare, di certo il miracolo non l'hanno fatto. Il nostro Colin Trevorrow non è Spielberg, neanche per una piccola cellula, stando in tema, e lo ha dimostrato ancora. Quindi, grazie mille di essere stati qui con me in questa recensione di Jurassic World 3, Il Dominio. Ci vediamo presto qui sul canale per altri video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto questo franchise e di questa pellicola in particolare. Al solito, se non siete iscritti, iscrivetevi e campanella per le notifiche e condividete con amici, parenti, cani, gatti e Velociraptor. Ci vediamo presto, una buona giornata a tutti. Ciao!